Buongiorno a tutti da Roberto Quaglia. Mi trovo oggi a Rovereto, chiamata la Bitcoin Valley italiana. Sono già stato qui in passato, stavolta sono qui per Contro TV per intervistare Marco Amadori. Marco Amadori è una delle personalità più note in Italia, tra gli esperti di Bitcoin, e con Marco vogliamo discutere non tanto degli aspetti tecnici di Bitcoin, per i quali peraltro egli è anche troppo esperto, infatti gli ho pregato di rimanere poco tecnico, ma degli aspetti sociali e politici di Bitcoin, che sono quelli che ci interessano di più, cioè in che modo Bitcoin ci può aiutare nella nostra lotta contro un sistema che si sta chiudendo intorno a noi, un sistema finanziario e monetario che si sta chiudendo intorno a noi e pretende di sottoporre a permesso qualsiasi tipo di spesa futura con l'avvento delle monete digitali di Stato. Ecco, quindi grazie Marco per averci concesso un po' del tuo tempo e vediamo un pochettino cosa riusciamo a dire ai nostri spettatori, che tutti hanno sentito parlare di Bitcoin, però quasi tutti quelli che non hanno approfondito hanno un'opinione, diciamo, impressionista della faccenda, quindi non conoscono bene che cosa sia Bitcoin e Certo. soprattutto che cosa serva e quali trappole possa nascondere. Da dove iniziamo? Ciao a tutti, grazie dell'invito. Partirei dalla domanda che stavi facendo, cioè come può Bitcoin salvarci tutti? Non può, ovviamente, perché? Perché è troppo bello per essere vero. Per cui la sua potenza e anche la sua rovina, non per il singolo che ci ascolta può salvarsi, ma non possiamo salvarci tutti, perché giustamente, secondo me è giusto che sia così, cioè che il primo approccio verso Bitcoin sia negativo è corretto, per alcuni però è anche il secondo approccio, è anche il terzo approccio, è anche il quarto approccio. Per cui sì, diciamo che molti non si possono salvare, perché non credono che la salvezza venga da qui. Soprattutto magari quelli nostalgici che pensano che la salvezza venga da una coscienza collettiva che matura pian piano dopo un lavoro sul territorio fatto di libri e di riflessioni, non possono accettare che la rivoluzione venga da un punto che non si immaginavano mai. Per cui quelli lo vedranno come il demonio, è un demonio digitale, è una cosa che non conoscono. Una cosa che non vogliono imparare perché hanno un'età mentale superiore ai 35 anni, come diceva Douglas Adams, per cui la maggior parte no, è spacciata. Mi dispiace. Va bene, adesso che abbiamo terrorizzato un po' di Ma bisogna spettatori. dire così, perché alcuni, vedendo questo video, se io partivo spiegando il Bitcoin, alcuni dicevano: ma no, è una fregatura, è inventato dalla CIA, usa il QR code come quelli per il Covid, e troverà un sacco di giustificazioni. E sul fatto che non deve occuparsene, non deve approfondire, anzi ha già visto troppi secondi di questo video e in questo momento sta chiudendo. Ti salutiamo. E per cui diciamo che è insita nella natura umana non Sì. potersi salvare, a prescindere dallo strumento. Dopo, per chi invece vuole fare un po' di fatica in più e guarderà questo video fino in fondo, c'è qualche possibilità per lui e per i suoi cari, ovviamente, eventualmente, di darsi, non salvarsi, perché sai, non, essendo, diciamo, non mi piace troppo la retorica biblica, diciamo che può difendersi, rischiare di non impoverirsi lentamente, ottiene degli effetti, diventare responsabile, per cui adulto col proprio denaro, perché a me spesso piace dire i Bitcoin è il denaro degli adulti. Cioè, di gente matura che vuole e ha la responsabilità di gestire il proprio denaro. Quindi se tu perdi il tuo denaro, nessuno te lo restituisce, lo perdi, quindi devi essere responsabile in quel senso. Sì, quello è uno dei sensi, chiaramente, e per evitare questo ci sono varie soluzioni. La migliore ovviamente è lo studio e la comprensione, ma è troppo difficile, per cui la gente, diciamo, darà i propri Bitcoin a terzi, ritornando nel problema che voleva risolvere, perché quel terzo gli garantisce che non è colpa sua se li perde, che può denunciare qualcuno se li ha persi, per
Per cui diciamo tutte queste cose qui. È il problema della infantilizzazione della società, dove, esatto, dove la gente rifiuta la responsabilità e però delegando ad altri poi si va a mettere nei pasticci. Ricordiamo, visto che hai detto che l'inizio è una sensazione di orrore e sospetto verso Bitcoin, precisiamo per gli spettatori che questa è una fase che hanno attraversato praticamente tutti quelli che si sono avvicinati a Bitcoin. C'è stata una fase iniziale nella quale hanno rifiutato l'idea, l'hanno demonizzata nelle loro teste perché sì, aliena, e poi a un certo punto si sono arresi al fatto che sia uno strumento innovativo e quindi utile. Sì, è una parabola che ho fatto anch'io, non esattamente rifiutato in senso che ne avevo paura, ma inizialmente pensavo fosse poco più che un giocattolo. È una cosa ridicola, però mi incuriosiva, per cui volevo capire, dicono che funziona, com'è che può funzionare una cosa? Come si può fare una moneta o una forma di denaro, una forma di pagamento senza Cesare, cioè senza un intermediario, senza il governo, senza la banca? Sembrava impossibile, no? Perché noi siamo immersi nel denaro che è bancario, no? Sempre di più, tra l'altro, cioè, i contanti... una lotta al contante con la scusa della lotta all'evasione fiscale, quando sappiamo bene che le grosse evasioni fiscali sono fatte a norma di legge con strumenti controllati, cioè, per cui è un po' una presa in giro quella. E Bitcoin non ha, ma in realtà non bisognerebbe parlarne di Bitcoin facendo il paragone con l'euro o con il dollaro, ma nemmeno con Visa, Mastercard o le banche. In realtà il Bitcoin è più simile a un oro teletrasportabile, per cui è una cosa che magari io non posso capire, perché l'oro non è, cos'è, una cosa che ho letto nei racconti fantasy, una cosa con cui si fanno i gioielli. Forse mio padre nemmeno può capire, perché non ci ha avuto a che fare, ma nemmeno mia nonna. Bisogna andare, secondo me, alla bisnonna. La bisnonna potrebbe capire benissimo Bitcoin, perché la bisnonna non canticchiava se potessi avere 1.000 lire al mese. Lei effettivamente poteva risparmiare denaro, che secondo me è la più grande diciamo furto che ci hanno fatto. Sì, non è proprio la libertà finanziaria personale, che per qualcuno era, non è mai esistita in nessuna forma, ma ci hanno privato della possibilità di risparmiare. La bisnonna, per risparmiare bastava che ritardasse un suo consumo. Adesso diremo: non comprarti la quinta chitarra, non comprarti la seconda televisione, oppure compratela fra un mese, fra un anno, fra due. Lei magari invece faceva un discorso in più, invece che 4 uova ne compro 3. Era una cosa magari più di sopravvivenza, per cui di ritardare non il piacere personale, ma ridurre un po' la soddisfazione dei bisogni primari. Però quello che doveva fare per risparmiare era semplicemente non spendere. Noi non possiamo più farlo, se non sui periodi brevi. Non lo faceva nemmeno mia nonna. Mia nonna, diciamo, poteva investire in botte CCT. Mio padre poteva investire in alcuni mercati finanziari, magari un pochino più tranquilli, quelli che si chiamano a basso rischio. Ma per fare cosa? Non per diventare ricchi o per investire, per ottenere la funzione risparmio. Per cui il più grande furto che ci hanno fatto è ci hanno impedito di risparmiare senza accumulare conoscenze che vanno al di fuori della nostra competenza. Cosa voglio dire? Io fossi un medico molto bravo, oltre a magari guadagno tanti soldi, ho studiato un sacco di medicina, sono bravissimo, sono un chirurgo bravissimo, non basta, non posso risparmiare. Perché gli euro che metto via, se l'euro fosse ideale, perde il 2% del valore ogni anno. Per cui tutti gli euro che risparmio sono bruciati, mi converrebbe spenderli subito, perché fra dei mesi, fra degli anni, compro meno di quello che compro adesso. Poi dopo, ok, abbiamo visto che l'euro ha avuto, non è l'euro ideale, ha perso molto di più. Però anche se fosse ideale, cioè quello che vorrebbe la Banca Centrale Europea, se avesse la bacchetta magica, sarebbe un euro che perde il 2% del valore all'anno, quello buono. Per cui non possiamo risparmiare, dobbiamo perdere del tempo. Una volta potevamo appunto investire in botte CCT ed era quasi un risparmio, però non è la stessa cosa, c'era comunque del rischio, c'è un rischio sistemico, chiaro. Adesso no, dobbiamo investire tempo e risorse al di fuori della nostra professione per capire come conoscere i mercati finanziari per ottenere la funzione che la mia bisnonna faceva semplicemente non comprandosi un gelato.
E questa è follia ed è molto inefficiente, perché a parità di medico, un medico che non dovesse fare questa cosa potrebbe avere o più tempo libero per se stesso o più tempo libero per essere più bravo nella sua professione. E questo è un costo che dobbiamo tutti gli esseri umani pagare, è di un'inefficienza incredibile. Ora spiegami però perché Bitcoin è efficiente e poi soprattutto chi è che possiede Bitcoin, chi ha inventato Bitcoin, di chi è Bitcoin, chi controlla Bitcoin. Queste sono le domande che una persona che si avvicina si pone, ecco, no? Sì, perché approcciando Bitcoin tu hai bisogno di categorie precedenti che non si adattano a Bitcoin se non per metafore, diciamo, esplicative, come quella che dicevo io dell'oro. L'oro teletrasportabile, se tu riesci a immaginare un oro teletrasportabile su un canale di comunicazione, hai una vaga idea, un 80% di quello che è Bitcoin. Però è facile immaginarsi che Bitcoin sia un'azienda e non è un'azienda, ed uno immagina, vabbè, cos'è Bitcoin? È un protocollo? No, è una cosa più strana. In realtà la cosa più simile che è il teorema di Pitagora. Che cos'è il teorema di Pitagora? È qualcosa inventato dall'uomo nel passato che ormai è dominio dell'intera umanità. Non ha royalties per usare il teorema di Pitagora, chiunque lo può imparare, chiunque può verificare che è vero, ci sono molte dimostrazioni del teorema di Pitagora, si può applicare a cose differenti, puoi usarlo per dipingere correttamente la tua casa, per realizzare missili balistici intercontinentali, oppure per fare un'opera d'arte, cioè, o altre opere ancora. È una cosa fatta dall'umanità che è diventata patrimonio dell'umanità. Questo è quello che è veramente Bitcoin. È un software open source, il che vuol dire che... Non ci sono trucchi, possono essere verificati da chi ha le competenze per farlo, ovviamente. Il teorema di Pitagora magari è abbastanza facile imparare una dimostrazione. Bitcoin deve avere... potremmo dire un insieme eclettico di competenze. Non ti basta essere un esperto di economia, probabilmente se tu sei solo laureato in economia, anche con un master, per te Bitcoin è incomprensibile, perché la letteratura che hai studiato dice che la moneta è un'altra cosa e non hai riscontri nella letteratura di questo tipo. Attenzione, breve interruzione per una pillola di informazione sul perché sia difficile cogliere il cambiamento. Henry Ford, il creatore dell'automobile moderna, quando gli chiesero come mai avesse fatto un'automobile e se avesse raccolto gli interessi del pubblico, gli disse: attenzione, se io avessi chiesto alla gente che cosa voleva, mi avrebbero risposto un cavallo che va più veloce e che mangia di meno. Molte persone si aspettano che il cambiamento arrivi o da una persona forte, di nobili principi, che sistemi completamente le cose, altri invece pensano che il cambiamento debba arrivare dalla coscienza delle masse che crea una nuova utopia, altri pensano che il cambiamento debba arrivare dalla musica, dall'arte o dall'abbracciare gli alberi. Pochi possono immaginare che il cambiamento arrivi da una rivoluzione tecnologica che parte dal basso. Per cui, anche se fosse così, non la riconoscerebbero. Se tu sei solo un informatico molto esperto, per te Bitcoin non è interessante, perché riguarda il denaro e spesso gli informatici hanno un brutto rapporto col denaro. È una cosa sbagliata di cui si occupano quegli strani individui con la giacca e cravatta, che sono da evitare perché non ci capiscono. E ci sono caratteristiche di questo tipo. Per capirlo veramente servono un sacco di competenze, per cui quando dico che l'approccio corretto è averne un po' timore, mi sembra umanamente sensato, perché la nostra madre ci diceva che le cose troppo belle per essere vere sono delle truffe, oppure sei un essere vivente in questo periodo e hai conosciuto Bitcoin. Però è un'eccezione. Bisognerebbe fare, in ambito informatico, bisognerebbe dire sì, bisogna fare una patch alle mamme che in futuro dicono: guarda, le cose troppo belle per essere vere, che non sono Bitcoin, sono delle truffe. E questo basterebbe per salvare l'umanità, come dicevi. In realtà, appunto, è molto difficile. Io ho studiato, ad esempio, Bitcoin 2 anni, nel primo periodo volevo romperlo. Dico, no, questa cosa, ok, ho capito che forse può funzionare, ma sicuramente si può rompere. Distruggere Bitcoin. Non la fa, sì, distruggere nel senso di trovare il bug
che poteva anche trovarlo solo per fama o per soddisfazione personale, non è che dovevo per forza arricchirmi nel farlo. Chiaramente cercando di metterlo in difficoltà, invece ho visto il genio di questi Satoshi Nakamoto, che può essere un gruppo, che, una chiariamo donna. Chiariamo che Satoshi Nakamoto ufficialmente è quello che avrebbe, la persona anonima che si è data questo nome, che avrebbe inventato Bitcoin. Sì, esatto, non sappiamo se è una persona, se è un giapponese, se sono due donne austriache, se sono quattro gatti finlandesi, non lo sappiamo. E è una delle forze di Bitcoin, perché diciamo c'era già della ricerca per cercare, nell'ambito della ricerca potremmo dire informatico, economico, nel riuscire a fare una moneta senza intermediari, senza terze parti, senza Cesare, potremmo dire appunto, senza una gerarchia, ma nessuno c'era riuscito prima di Satoshi Nakamoto. E mancava sempre un pezzettino, quindi viene da lontano, è una cosa che ha molti anni di ricerca prima che poi sia apparsa. Esatto, e tutti i tentativi precedenti avevano punti di centralizzazione o nei server di un'azienda o nel fondatore, e sono stati tutti colpiti in vario modo, da alcuni proprio con FBI, con armi spianate, diciamo. Per cui probabilmente Satoshi Nakamoto ha fatto questa operazione per eliminare il problema. Se io non sono minacciabile, nemmeno la mia creazione lo sarà. Ecco, spieghiamo in cosa consiste questa, senza entrare nel tecnico, in questa decentralizzazione, che poi è una delle più grandi protezioni di Bitcoin, che esatto, appunto è quella che gli ha permesso di vivere fino ad oggi e prosperare, perché non potendola ammazzare, Bitcoin è cresciuto. Sì. E l'idea è quella l'idea in realtà è abbastanza semplice, è un registro delle transazioni Bitcoin, è un grande libro mastro che ha diversi nomi, una volta veniva chiamato blockchain, adesso noi cerchiamo di chiamarla time chain. Beh, non entriamo troppo nello è vero, tecnico, nessun esatto. Termine inglese, però potremmo dire una catena temporale, un registro come quello che può avere una banca, del dare e avere. Uno schema di contabilità dove c'è scritto che qualcuno ha fatto un trasferimento di Bitcoin da qualcun altro. Però l'innovazione è che questo registro non è in un punto solo, è distribuito su tutto il globo, e per poterci scrivere tu devi avere dei Bitcoin. Poi ci sono le figure che perché è sicuro? Perché le figure che lo mantengono in sicurezza devono fare un lavoro vero e proprio. Devono fare un lavoro è un lavoro diciamo informatico, non entrerei molto nei dettagli. Il cosiddetto mining. Sì, viene chiamato mining perché si è utilizzata, Satoshi Nakamoto ha utilizzato la metafora metallurgica, proprio quella dell'oro. Ecco, è una metafora, spieghiamolo, perché poi molta gente pensa veramente alle miniere, ecco, no? Il mining. Esatto, non c'entra nulla con le miniere, c'entra solo con il... Ma sì, qua potremmo raccontarla alla Disney, se vuoi, per semplificare. Molti hanno letto magari Topolino e sanno che Paperone dei Paperoni, quando era giovane, andava nel Klondike e con il suo setaccio dal fiume trovava le pepite d'oro. E poi e c'è stata tutta la corsa all'oro, ci sono film sul tema, e dopo non c'è stata più questa cosa. Cosa vuol dire? Che nel Klondike non c'è più oro? No, semplicemente che non lo trovi più con un setaccio, c'è ancora l'oro. Tu devi andare con le ruspe, setacciare tonnellate di terra per trovare qualche grammo d'oro. È aumentato il costo di estrazione dell'oro. Se noi dovessimo andare a prendere nuovo oro sugli asteroidi, è un costo di estrazione ancora più alto, perché ti serve un razzo, costa di più che andare con un setaccino, no? Andare a prenderlo dagli asteroidi. E questa, diciamo, questa tipologia di come funziona l'estrazione metallurgica è stato applicato a Bitcoin, in modo tale come? In maniera artificiale, ovviamente, ma che questo artificio è la prima volta che ha le caratteristiche della forza della natura. Cioè, come posso, te faccio un esempio, fai finta che un giudice mi dica, un giudice italiano ma anche americano con dietro tutta la corte costituzionale, quello che vuoi, col potere massimo diciamo di potere giudiziario, dica che devo cancellare una transazione Bitcoin perché è illegale per qualsiasi motivo.
non posso farlo, come se il giudice mi dicesse devi per legge cambiare la forza di gravità, non è più 9,81 metri al secondo quadrato, 12 per legge. Sì, dico, puoi fare tutte le leggi che vuoi, ma non puoi cambiare la natura. Non puoi dire al sole sorgi da ovest per legge. Il sole tanto non sorge, se noi che giriamo, dico per gli ascoltatori distratti. Ma per cui è una cosa creata dall'uomo artificiale che ha acquisito caratteristiche di forza della natura. In un altro modo che mi piace, che dico spesso, è Bitcoin non è controllabile né alterabile né dalla CIA né dalla Cina. Cambio solo una lettera e faccio capire che né una grossa organizzazione né una grossa superpotenza possono più modificare Bitcoin. Ma questa non è una cosa recente, queste cose io le dicevo ed erano già vere nel 2014, cioè il genio è uscito dalla lampada e nessuno se lo può ricacciare dentro già da anni. Sì, questo è, diciamo, la storia un pochettino del mondo, perché ogni progresso tecnico, quando è stato, diciamo, inventato il fuoco, creato il fuoco, è diventato uno strumento dell'umanità che l'umanità non ha più potuto perdere. Bravissimo. È diventata parte della natura umana, praticamente. E questo è un tipo di progresso dello stesso livello, solo di ordine tecnico superiore, però più o meno certo, sarebbe è questo. È un po' più complicato, ma in realtà anche il fuoco è complicato. Cioè, magari molta gente lo sa accendere, ma pochi magari mi sanno parlare della reazione chimica che avviene quando si brucia un fuoco nel camino. Cioè, non molti sanno come funziona, qualcuno ha qualche vaga idea, deve avere a che fare col carbonio, per cui il mining deve avere a che fare con gli algoritmi, però magari non tutti sanno i dettagli. Sì, perché Bitcoin, essendo uno strumento di contabilità di nuovo livello, qualcuno l'ha paragonato a, diciamo, il terzo grande progresso della contabilità dall'inizio della storia dell'umanità. Prima la contabilità partita singola, che uno faceva i suoi conti e poi dettava le regole al resto del mondo, a contabilità doppia, che ha segnato tutto lo sviluppo del commercio come lo intendiamo fino a ieri, e adesso a contabilità tripla, dove tutto il mondo può controllare che esatto, tutto sia che sia immutabile e autentico. Questo sarebbe il progresso di Bitcoin. Sì, questa è una bella, un'altra metafora interessante e molto affascinante per descriverlo. Sì, assolutamente, anche incredibile che ci sia del romanticismo nella contabilità, ma sei riuscito a trasmetterlo, per cui notevole. E sono interessanti in realtà di Bitcoin anche la nascita politica, cioè le origini politiche di Bitcoin, che molti trascurano, perché anche lì è una cosa, anche lì è una novità. Cioè, non troverete molti laureati o professori di scienze politiche che almeno che non si siano interessati a Bitcoin, che vi sapessero descrivere che cos'era la criptoanarchia. Magari sanno cos'è l'anarchia, alcuni sanno cos'è la crittografia, ma la criptoanarchia di cosa si tratta? Esatto, c'erano i cypherpunk, se ricordo bene. Certo, i cypherpunk, che alcuni li confondono con i cyberpunk. Però magari qua si arriva sulla fantascienza. Attenzione, piccola interruzione del video precedente per una pillola di approfondimento sul concetto di cypherpunk. Cypherpunk è la risposta. Come possiamo uscire noi da quel tipo di controllo distopico? Tramite la crittografia gli impediamo di controllarsi, chiaramente ha un costo non in denaro, un costo in tempo per capire di cosa si tratta, ma è quella la nostra difesa, in crypto we trust. La criptoanarchia è un movimento utopico, uno dei pochi non aviolento o non violento, ma antiviolento, cioè vuole disinnescare la violenza del mondo, e per farlo non ha bisogno né del tuo voto, né dei tuoi soldi, né del fatto che tu studi un sacco di libri. Era fantascientifico quando è nato nel, cioè, il manifesto principale a cui mi sto riferendo è del 96, si può trovare anche con Google scrivendo bmoney.txt, si trova proprio questo trafiletto in inglese che racconta veramente in poche parole qual era la suggestione di questo movimento utopico. Ed è interessante perché tutti i movimenti utopici solitamente passano da una rivoluzione violenta in cui sostituiscono una forma di governo con un'altra forma di governo, o solo cambiano le persone, diciamo. Questo no, ha un altro approccio: il governo non va combattuto, le forme di governo, ma vanno rese obsolete. Cioè, diciamo, questo movimento criptoanarchico vuole
decapitare l'imperatore non con una ghigliottina, ma come abbiamo decapitato i corsi per telegrafisti. Sì, quindi come all'epoca, quando hanno inventato le automobili elettriche, i commercianti di cavalli si sono opposti, quando hanno inventato la posta, il telegrafo, cioè, quindi ogni invenzione c'è sempre stata la vecchia guardia che si opponeva, ma poi la nuova tecnica ha soppiantato. No? Qui c'è un elemento in più che secondo me è la chiave del, potremmo dire, dell'inarrestabilità sistemica di Bitcoin, perché il sistema Bitcoin prevede che non ci sia questo sconto frontale, cioè un banchiere non rappresenta tutte le banche, non ha una coscienza di classe, perché dice ok, magari per il sistema bancario oppure per altre tecnologie può essere negativo questa cosa, ma per me io devo comprare Bitcoin. Sì, questo è un aspetto interessante, perché mentre vediamo da una parte le istituzioni che combattono Bitcoin, vediamo che i membri delle istituzioni comprano Bitcoin. Esatto, l'abbiamo visto, molti senatori americani comprano Bitcoin, quindi per se stessi. È interessante come, cioè, viene adottato mentre ne parlano male. Esatto. Perché parlandone male, anch'io dovrei, se io fossi un po' più egoista, dovrei parlarne male. Perché il fatto che la maggior parte delle persone non capisca Bitcoin mi dà la possibilità a me di prenderli a un prezzo più basso. Io non lo faccio, ovviamente, faccio questi video fuori di testa spiegando queste cose di Bitcoin che non dovrei fare. Loro, che sono hanno un po' più pelo sullo stomaco, fanno esattamente i perfetti ipocriti. Ecco, visto che abbiamo introdotto l'argomento dell'aspetto politico di Bitcoin, abbiamo citato le origini storiche proprio del concetto, però adesso, al giorno d'oggi, molte persone sono molto sospettose per il fatto che si tratti di una moneta digitale, e da tutte le parti arrivano dai media le informazioni che gli stati vogliono creare le monete digitali con portafogli digitali, eliminazione del contante e quindi completo controllo. Allora pensano che Bitcoin sia possa la stessa cosa. È facile confonderle, perché se uno non ha approfondito dice questo è denaro digitale e quello è denaro digitale, quindi sono la stessa cosa. No, diciamo che Bitcoin è l'antidoto in realtà a questa cosa. Il fatto che siamo digitali è perché siamo in quest'era. È come, non so, identificare una tecnologia o un modo di vestirsi con quello che accade in quel periodo. Cioè grande differenza, chiaramente. I talebani è perché vestono di nero che tagliano la testa. Se abbiamo una televisione. Non è il vestirsi di nero che è il problema. Insomma. Per fare un esempio che ci tocca da vicino, è come una televisione che viene completamente egemonizzata da certi poteri. Però non è che una cosa che appare in video, come per esempio i nostri video, sia male di per sé, perché anzi è l'antidoto, cerca di essere l'antidoto a quel tipo di però dominazione. Sono entrambi video digitali. Esatto, no? Sono tutte e due video digitali. Ecco. No, Bitcoin non è controllato da nessun ente centrale, non c'è nessun Mario Draghi o chi volete voi che può premere un tasto e spegne tutto o vi controlla, ed è per quello che è la difficoltà, perché Non essendoci qualcuno che ti può aiutare o qualcuno che magari ha un interesse a farlo, perché come faccio a guadagnarci nel darti libertà? Posso eventualmente farti una consulenza, ma se ti do della libertà tu magari dopo non hai più bisogno di me. Se io ti do conoscenze nell'ambito Bitcoin tu non hai più bisogno di me, io lo spero. In realtà c'è un sacco di bisogno di intermediari, purtroppo o per fortuna a seconda dei punti di vista. E sì, faccio già la previsione, quelli che useranno veramente Bitcoin, una volta era necessario, cioè nei primi anni era necessario capire Bitcoin, comprendere Bitcoin, capirlo, come metterlo in sicurezza, perché non c'erano alternative. Se tu volevi avere a che fare con Bitcoin dovevi sudare. Dovevi essere un nerd, cintura nera, quarto dan. Esatto. Adesso no, ci sono altri modi, ma non è detto che diano le stesse cose che ti dava quel tipo di sforzo. Anzi, dico che secondo me la maggior parte di chi avrà a che fare con Bitcoin in futuro lo farà tramite intermediari. Non mi piace questa cosa, ma probabilmente è inevitabile. È inevitabile perché alcune persone non vogliono
grandi responsabilità e grandi poteri, no? Come diceva Moragno, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. C'è gente che non ne vuole assolutamente, alcuni anche con delle motivazioni sensate. Io ho da fare altro, sì, sì. Non mi devo occupare di questo, non voglio capire come gestire questa cosa perché non mi interessa magari il futuro, non mi interessa lasciare qualcosa ai miei figli. Oppure si fidano. Oppure, esatto, fino adesso è andata bene, andrà bene anche dopo, no? Per cui non hanno questa esigenza di avere il proprio denaro e gli va benissimo che ci sia un intermediario al quale eventualmente fare causa, al quale andare a sbraitare, se lo trovano, se non è già scappato ovviamente. Perché tu hai detto appunto il mio denaro, cioè quindi una delle grandi novità di Bitcoin è questo fatto che, e hai menzionato anche la libertà, quando tu hai un Bitcoin non c'è semplicemente modo in cui ti possono impedire di spenderlo se decidi di spenderlo, che è il grande problema che abbiamo col denaro non contante, cioè con il denaro diciamo digitale, il denaro sulle carte Visa, il denaro in banca. Se la banca non ti passa il bonifico, tu non puoi usare i tuoi soldi. Certo. Se non ti arriva il permesso della tua carta di credito, tu non puoi spendere i tuoi soldi, e se ti bloccano il denaro digitale in futuro, tu sei fregato. A PayPal è già successo, bloccato in Canada il denaro a tutti quelli che protestavano, i conti, PayPal, tutto congelato. Ecco, con Bitcoin questo non è possibile tecnicamente. Non è possibile tecnicamente, chiaramente possono provare a minacciare il singolo. Io arrivo da te con una chiave inglese molto pesante e ti picchio finché non mi dai Bitcoin. Sai, col vecchio metodo, il vecchio metodo, il vecchissimo metodo. In realtà tu potresti mettere i Bitcoin al riparo da questo, chiaro, quello con la chiave inglese ti massacra, ti picchia di più, però non avrà nessun Bitcoin da te. Non perché non glielo dici, perché anche se glielo dici non può lo stesso. Sì, adesso magari non entriamo nei dettagli, però diciamo che quello che potrei dare come affermazione senza dimostrazione, però in grado di farla ovviamente la dimostrazione, che tu i Bitcoin li puoi mettere in sicurezza a piacere. Più è grande la tua paranoia, più puoi metterli in sicurezza. Chiaramente ti servono, più è grande la tua paranoia, più le tue competenze tecniche devono crescere al livello della tua paranoia, ovviamente. Perché sennò rischi l'effetto contrario, li hai messo così al sicuro da ladri immaginari che nemmeno tu puoi spenderli. Infatti c'è un sacco di gente che ha perso appunto l'accesso ai propri Bitcoin e nessuno glieli può restituire, proprio perché questa sicurezza a quel punto gioca contro di te se non la sai gestire responsabilmente. È corretto, statisticamente non è questa la cosa più comune, cioè è una cosa che succede a pochi, di perdere Bitcoin per eccesso di paranoia rispetto alle proprie abilità. Ma spesso è proprio distrazione, cioè gente che pubblica le chiavi segrete su Facebook o le scrive in... Sì, le chiavi segrete sono quelle che permettono a chiunque... La password, diciamo. È come la password che ti permette di prenderti i soldi, no? Se la tua password è 123, i tuoi Bitcoin non sono molto protetti da una password del genere, per dire, no? Poi c'è qualcuno che dice... Chiaramente io so la risposta, ma faccio finta di essere un po' scemo, perché sennò, sennò non riusciamo a spiegare certe cose basilari, che chi impedisce che chi emette Bitcoin di emetterne di più e di fare l'inflazione? È una domanda po' sciocca. No, però è giusto. No, la domanda non è sciocca, è che diciamo che se uno non conosce il procedimento, esatto, è una domanda lecita. Ecco. I Bitcoin non sono emessi da un ente centrale, tutto il Bitcoin è decentralizzato. È già previsto da come funziona Bitcoin, potremmo dire dal protocollo, dall'algoritmo, ma diciamo da come funziona Bitcoin è previsto che la creazione di nuovi Bitcoin segua un andamento che è determinato. Sì, determinato. Il funzionamento è: se ne producono una certa quantità, ogni 4 anni si dimezza quella quantità. Quindi diventa inflazionario in modo deflattivo. Anche qua è una delle novità di Bitcoin, diciamo che Bitcoin ha una serie di novità in tanti ambiti, in ambito politico, in ambito tecnologico, in ambito economico e in questo caso potremmo dire in ambito di previsione futura dei mercati. Tu puoi vedere anche Bitcoin come una materia prima, adesso non espando la metafora, ma è molto abbastanza precisa, ed è l'unica materia prima del quale noi sapremo la produzione mondiale futura. Cioè tu non sai quante tonnellate di grano verranno prodotte nel 2050. O anche di oro, se si trova un asteroide.
Sì, o trovano nuove miniere, come è accaduto di recente in Africa. Hanno trovato una grandissima miniera d'oro nuova che potrebbe cambiare significativamente le riserve mondiali di oro una volta estratto. E invece Bitcoin non è così. Diciamo che puoi fare un errore di previsione bassissimo, perché questo algoritmo è dinamico, autoguarda se stesso, per cui ha una specie di retroazione su base breve, cioè ogni 2 settimane l'intera rete Bitcoin guarda quanto in fretta ha prodotto i Bitcoin. Se li ha prodotti troppo in fretta rallenta, se li ha prodotti troppo lentamente accelera, in modo tale che, diciamo, la quantità media di Bitcoin sia un tot ogni 10 minuti. Questo tot è cambiato nel tempo. Quando è nato Bitcoin era 50 Bitcoin ogni 10 minuti, adesso abbiamo avuto già 4 dimezzamenti, per cui ogni 10 minuti in media, ma appunto si autoregola, per cui è abbastanza preciso, in media adesso si producono appunto 6,25 Bitcoin ogni 10 minuti, nuovi Bitcoin. E questo, visto che continua a diminuire la quantità di Bitcoin prodotta ogni 10 minuti negli anni e parallelamente aumenta la quantità di persone che si interessa a Bitcoin e vuole averne un po', è ciò che causa nel tempo un probabile aumento del valore. Sì, esatto, questa è una delle cose che si possono prevedere di Bitcoin e quella è una specie di quasi di profezia che si autoavvera. Noi non vediamo quello, spesso è non noi, i media non vedono quello, ma guardano all'istantaneo e si fanno un po', come si può dire, confondere dal mercato, perché una cosa è l'andamento del lungo periodo e una cosa è cosa succede sui mercati, che invece potremmo vedere, come potremmo dire, usando non una metafora metallurgica ma una metafora marina, e tu in un oceano hai la spiaggia che va dentro l'oceano e ha un certo andamento, poi può avere delle pozze, però se tu guardi l'acqua e guardi l'acqua in tempesta non capisci la vera altezza di quant'acqua c'è, perché c'è ci sono delle creste, ci sono delle increspature che dipendono dal vento, dipendono dalle maree, dipendono da fattori atmosferici. Però il fondo del mare è un po' più stabile di quello che avviene in superficie. Esatto, no? Fuori di metafora, Bitcoin ha una grande volatilità nel breve periodo, però nel lungo periodo, e lo si vede guardando i grafici in chiave logaritmica, a quel punto. Adesso sei tu che usi parli difficile, però. Eh? Esatto, vabbè, allora. Volevo far capire che non ero così scemo come mi facevo vai, finta di essere. Vai, di il logaritmo quanto volte vuoi. E allora, diciamo, si vede che il grafico tende alla lunga sempre verso l'alto, ecco, no? Se tu guardi il prezzo medio di Bitcoin a 4 anni, cioè tu prendi, fai proprio la media aritmetica, quanto vale Bitcoin e lo dividi, quanto adesso, quanto a 4 anni fa, lo dividi sul periodo, fai il grafico di questo. È una curva molto tranquilla che sale sempre. Ecco, quindi quelli che si avvicinano sappiano che nel breve periodo, se vogliono solo agire speculativamente, rischiano grosso. Sì, esatto. Invece sul lungo periodo, per il momento, nessuno ci ha rimesso di quelli che li ha presi. Sì, nel lungo periodo, ecco. Sopra è una cosa anni. Strana anche da questo punto di vista, che diciamo premia le bisnonne che risparmiano e colpisce il trader che si crede più furbo del mercato. Sì. Se tu ti credi più furbo del mercato, Bitcoin ti punirà. E ci siamo se passati tu sei una bisnonna che risparmia comprando 3 uova invece che 4, sei in una botte di ferro, diciamo. Perché ci passano tutti dal credersi più intelligenti certo. Del mercato e poi no, perché adesso è sceso un attimo, per cui se io lo compro, lo rivendo, faccio un più 10, io guadagno. Però ecco, vai, prego. Ecco, no, quindi abbiamo avvertito tutti appunto dei piedi di piombo per avvicinarsi. Sì, poi c'è da dire che appunto questo è un periodo transitorio. Cioè quello che accade adesso in Bitcoin nei prossimi 20 anni, nei 10 anni scorsi, non sarà così per sempre. Noi stiamo vedendo una tecnologia che si diffonde. Se usassimo il paragone dell'oro, abbiamo un'economia basata su conchiglie e monili e qualcuno ci ha raccontato che questa cosa strana, luccicante, i mercanti lontani gli danno molto valore. Chiaramente ai tempi ci mettevano centinaia di anni lungo le vie del commercio, lungo le vie delle religioni, dei pellegrinaggi per diffondersi in nuove forme di moneta. Adesso diremmo che il mercato sta facendo un'operazione di scoperta del prezzo. Però per l'umanità è sempre la stessa cosa, è qualcosa di nuovo che si diffonde a livello globale. Ecco, l'aspetto interessante è questo qualcosa di nuovo che praticamente ricalca
il percorso compiuto da altri progressi appunto tecnologici nella storia del mondo, una volta che c'è una nuova tecnica, una nuova tecnologia che cambia lo stato della realtà, l'umanità di solito non torna mai indietro, ecco. Quindi il problema teoricamente potrebbe distruggersi Bitcoin, ma ne nascerebbe un altro. E sarebbe Bitcoin, ma questo è un discorso che ci teniamo per un'altra volta, perché anche il prossimo Bitcoin è Bitcoin. Sì, vabbè, questo era per dire no. È più sottile, ma ce lo teniamo per interviste più toste. Esatto, prima di chiudere ancora una, perché tutti abbiamo chiuso le parentesi che abbiamo aperto finora? No, okay. Però non succede mai, ma va questo bene. È il bello, così poi potremo riprendere il discorso. Il tema di Bitcoin, appena uno scopre Bitcoin, scopre anche le altre monete, quindi scopre le famose altcoin, le monete alternative che sono venute dopo Bitcoin. Due parole bisogna spendere anche su quelle, perché di solito quando uno finalmente si avvicina a questa grande novità, poi si butta a comprare altre monete simili a Bitcoin. Perché vuole essere più furbo, ma cavolo, Bitcoin ormai è vecchio, io che sono più furbo prendo qualcosa che è più nuovo, migliore di Bitcoin, più scintillante, e solitamente finisce in tragedia. Ma i perché anche lì sono tanti. Io, come ho un ruolo educativo, storicamente, diciamo, nell'ambito Bitcoin, per cui posso dare la soluzione. La soluzione è: se non si chiama Bitcoin è una truffa. Ecco, se si chiama il Bitcoin italiano. Se si chiama il Bitcoin italiano scappa di corsa. Se si chiama Bitcoin con qualche altra parola prima o dopo scappa di corsa. Il perché sono delle truffe è un po' lungo da spiegare, però potremmo dare qualche suggerimento. Quanti sistemi di internet working conoscete oltre a internet? Cioè quanti protocolli ci sono come internet per fare quello che fa internet? Ci aveva provato Bill Gates con il suo, mi sembra, La Microsoft strada Network. Verso il domani, il esatto. Suo libro, lui diceva che non credeva in internet, no? Internet è una cosa troppo anarchica, troppo non controllabile da governi e istituzioni e aziende, quindi lui immaginava che ci sarebbero state diverse autostrade dell'informazione, li chiamava così, l'autostrada dell'informazione di IBM, l'autostrada dell'informazione di Xerox, l'autostrada dell'informazione degli Stati Uniti, che avrebbero parlato ovviamente con dei sistemi di gateway, cioè dei sistemi di controllo e passaggio molto presenti. Ovviamente non si è verificato questo, cioè abbiamo una sola internet. Su Bitcoin è diverso, sarà più lungo, cioè sarà più lungo che il periodo in cui il mercato capisce che esiste solo una internet del valore. E per dare qualche suggestione, diciamo, economica, se esistessero infinite criptovalute e tutta la ricchezza dell'umanità dovesse essere divisa per un numero infinito di criptovalute, ogni criptovaluta vale zero, proprio è un rapporto matematico. Siccome è denaro e siccome questo denaro riguarda anche non solo caratteristiche commerciali ma anche caratteristiche di appartenenza, come possono esistere dei Amiga Fan Club, che sono dei club di appassionati di hardware che non è più in vendita dagli anni 90, esisteranno degli appassionati come esistono gli appassionati della filatelia, Gronchi Rosa magari per alcuni ha valore, per me non ha nessun valore, no? Un famoso francobollo, me lo ricordo. Sì, scusate, è un francobollo, esatto, un francobollo noto per avere un po' di valore economico, diciamo, perché è raro. Per cui questa cosa può essere che altre criptovalute abbiano dei valori di nicchia, però ci sarà solo, secondo me, una internet del valore. E questo è una suggestione per fare capire, in realtà bisogna andare a vedere perché questa cosa è vera. Dipende da come è nato Bitcoin, del fatto che non ha un ufficio marketing Bitcoin, e non c'è un'azienda Bitcoin che fa le strategie per i prossimi 10 anni di Bitcoin. È veramente più simile al teorema di Pitagora che a Facebook o a Tesla, anche se spesso lo senti paragonare, no? Bitcoin ha superato la capitalizzazione di mercato della grande azienda americana X. Allora uno dice, ma allora è un'azienda Bitcoin? No, però è un marchio di nessuno, no? C'è già un logo.
c'è un logo, c'è un nome super riconoscibile, super famoso. Allora uno immagina che sia un'azienda, ma anche il nome stesso, Bitcoin, sembra Facebook, due parole combinate, no? Come fa a non essere un'azienda? No. Infatti, secondo me avrebbero dovuto chiamarlo con una sigla incomprensibile, tipo LNBP, BP, no, non sono Bitcoin d'accordo. Protocol, non qualcosa sono d'accordo. Del genere, TCPIP, no? Quelle cose lì. Sì, ma non sono d'accordo perché questo comunque l'avrebbe reso rallentato. Ancora più difficile, esatto. Sì, sì. Sì. Per cui chissà, esatto, magari alcune caratteristiche del suo successo sono anche un fattore di freno per alcune persone. Infatti, soprattutto appunto quello che hai detto, molte persone, soprattutto tra il nostro pubblico, che sono molto scettiche rispetto a tutto quello che viene dall'alto, che viene dal potere, che viene dalle banche, che viene dai governi, poi tendono a essere scettici anche è giusto. A vedere qualsiasi retroscena. Cosa che io non capisco, deve esserci un complotto, no? Se no l'avrei capita. C'è questo rischio qua. Quindi, certo, certo. Io che sono un laureato di economia, è ovvio che Bitcoin è una sciocchezza, altrimenti l'avrei già capita anni fa. Siccome non l'ho capita anni fa, allora deve essere una sciocchezza. Sì, si inverte. E poi, poi dipende chi te lo dice. Mm-hmm. Ti viene a spiegare Bitcoin un ragazzino? Come fai ad accettare qualcosa di nuovo da un ragazzino, no? Tu hai un'esperienza di una vita, cosa ne saprà questo ragazzotto della vita? Non posso imparare nulla di nuovo da lui. Per cui ci sono un sacco di meccanismi psicologici, di apprendimento, di letteratura, anche di difesa del proprio orticello intellettuale, che fanno rifiutare Bitcoin. Per quello che dicevo, a livello globale sono spazzati tutti, perché pochi faranno la fatica di questo scetticismo sano, che è sano lo scetticismo, non faranno il passino in più. Ok, da questo scetticismo faccio nascere la curiosità e vado a verificare se quelle cose che quel strano individuo intervistato da Quaglia avevano senso o erano farneticazioni. Per alcuni non faranno questo sforzo, diranno sono farneticazioni, così mi risparmio lo sforzo intellettuale. Anche perché molte appunto di queste persone sospettose, giustamente, colgono i pregi e l'esigenza di un certo sovranismo sia corporale, abbiamo visto quei recenti eventi, sia nazionale per altri eventi bellici, però in questo caso non riescono a fare passi in più. E perché questa è una sorta di... Per un sovranista questo è un sogno bagnato. Esatto, perché è il sovranismo finanziario, cioè no, è monetario, cioè il denaro... Libertà finanziaria, io ho veramente il mio denaro e posso attraversare il confine di uno stato totalitario nudo, trasportando il mio denaro nella testa, sì. È follia, non può esistere, quindi lo rifiuto. Sì, perché questo è il fatto. Qualcuno, un 10% di chi ci ascolterà dirà, ma a che me lo vado a vedere, mi studio qualcosa in più, mi vado a capire veramente se ha senso questa cosa, oppure ma sì, guarda, nel dubbio compro 50 euro di Bitcoin, compro 2 euro di Bitcoin e vedo cosa succede, provo a prendere un wallet, provo a giocarlo, provo a scambiarlo con mio figlio, imparo. Quelli che faranno questo piccolo sforzo saranno enormemente ricompensati. Quelli che lo rifiuteranno non avranno nulla se non da fare sforzi intellettuali sempre più difficili per giustificare perché non hanno imparato Bitcoin, perché non hanno speso il tempo nello studiarlo. E sarà sempre più difficile, perché adesso magari uno dice vabbè, è un Ponzi, è una moneta digitale, delle sciocchezze, poi vai a vedere e viene smontato. Per cui ha bisogno di giustificazioni intellettuali superiori. Allora dovrà capire qualcosa del protocollo per vedere se c'è veramente un difetto. Si fermerà appena gli sembra che trovi un difetto che gli giustifichi il fatto che, cavolo, me l'aveva già detto mio nipote 2 anni fa e non l'ho approfondito. Come faccio? Lo approfondisco adesso? No. Sì, la mia coerenza non la posso perdere. Ho detto che era una sciocchezza qualche anno fa, devo mantenere il fatto che è una sciocchezza. Per cui devo trovare nuove giustificazioni intellettuali che tra l'altro a livello di tempo impiegato sono follia che cresce, no? Per cui uno si fa un autoponzi mentale per autogiustificarsi la sua pigrizia mentale passata o presente. Per cui è follia, ragazzi, vi conviene, spendete 2-3 ore a capire cos'è Bitcoin e passa la paura, insomma, no? Chiariamo che è un passaggio attraverso il quale sono più o meno passati tutti. Tutti. Cioè abbiamo tutti sospettato, ci siamo tutti rifiutati di esplorare, poi un bel giorno... Tutti abbiamo esplorato le shitcoin e le altcoin e abbiamo capito dal dolore che era una sciocchezza, ma è così.
Chi ci guarda e si è incuriosito, fra un mese penserà che la nuova shitcoin è una figata e dovrà perderci del denaro lì, perché non può essere così semplice. Veramente mi stai dicendo che è così semplice? Basta che compro con tutto quello che non investo in alcol, droga e donne e metto una piccola, sto scherzando ovviamente, metto una piccola parte del mio, faccio un risparmio in bitcoin e sono a posto? Non può essere così semplice, quindi è una sciocchezza. Oppure vado a cercare ponzi strani, cloud mining, sistemi di investimento con ritorni frazionari, percentuali, perché il mio amico, che non può essere un truffatore, il mio amico, mi ha detto che lui sta guadagnando 3.000 euro da 6 mesi, per cui lo devo fare anch'io, non posso mica fare una cosa così stupida come comprare 200 euro o 50 euro al mese di bitcoin, mi sembra troppo stupida. Ecco, evitate le cose intelligenti, cioè le cose troppo intelligenti. Qui ecco, le bisnonne vincerebbero, la esatto. Bisnonna che risparmia in bitcoin batte qualsiasi trader, e non è una battuta, veramente i trader bitcoin si valutano non in base a quanto hanno guadagnato, ma se sono riusciti a superare il buy and hold, che vuol dire compro e aspetto. Quello è il benchmark, cioè il come si verificano le prestazioni di chi fa trading, di chi fa appunto compro e vendo giornalmente, vedono se battono la bisnonna, ecco. E la maggior parte non batte la bisnonna. Va bene, con questo salutiamo i nostri spettatori e chi fosse interessato all'argomento approfondisca abbastanza, ecco, non è certo. Una cosa da fare con leggerezza, senza un minimo di ricerca, perché poi ci si va a ficcare in tutti i guai che Marco ci ha appena illustrato. Un saluto a tutti da Marco Amadori. Ciao a tutti. E da Roberto Quaglia.